Domenica contro il Chievo, Gianluigi Buffon gioca la sua 300esima partita con la maglia della Juventus. Un matrimonio nato nella stagione 2001-2002 e oggi più che mai vivo dopo la decisione di Gianluigi di continuare a vestire questa maglia, pur con la retrocessione della Juventus in Serie B. Una scelta che ha portato Buffon a diventare un'autentica icona della storia bianconera. Il primo acquisto del nuovo corso, come ha giustamente affermato in più occasioni l'amministratore delegato Jean-Claude Blanc, campione del mondo, candidato alla vittoria del Pallone d'Oro, considerato già ora, ancora in attività, il miglior portiere della storia del calcio. E grazie alla sua decisione e ovviamente alle performance di questi ultimi anni che la Juventus è tornata immediatamente ad occupare un posto di primo piano nel calcio che conta. Forse in una sola occasione Buffon non è stato all'altezza della sua fama e bravura, nel primo gol subito dal Chievo nella prima partita della storia fra le due squadre. In quel Juventus-Chievo del 2001-2002, Buffon, al nono del primo tempo, commette un errore grossolano per le sue potenzialità. In uscita su calcio d'angolo si lascia sfuggire la palla permettendo a Marazzina di segnare un facile gol. Da allora solo prodezze, miracoli e anche tanta ordinaria amministrazione a guida di una difesa spesso irreprensibile. Juventus-Chievo è diventata famosa anche per questo, per l'unico errore dell'uomo che non sbaglia mai.